È già motivo d'orgoglio essere diventato allenatore così giovane ed essere considerato in questo modo anche in termini di voti dai colleghi, quindi soltanto una soddisfazione. Ma non abbiamo fatto una buonissima partita, forse nell'insieme tra le peggiori. È anche vero che nonostante questo abbiamo creato alcune occasioni, nonostante questo avevamo tanti giocatori fuori, nonostante questo credo che il risultato probabilmente sarebbe stato la cosa più giusta. Degli errori sono stati commessi, ma si guarda avanti con lo solito ottimismo, cercando di ritrovare o di mettere in campo ancora le solite caratteristiche della Fiorentina. Ci sta un passo falso, veramente ultimamente abbiamo fatto più di uno, ma sono tante le motivazioni. No, ma non parlo più, ragazzi, questa cosa ormai se ne parla troppo. Lo dobbiamo giocare e pensare a preparare le partite esclusivamente a questo. Ma no, non è una motivazione in più, lo dovrà essere, perché la Juve ha una motivazione particolare, al di là del volere dei tifosi, della passione dei tifosi e della competitività che c'è tra le due tifoserie, e la rivalità anche. Per noi è una partita difficilissima, lo sappiamo che incontriamo la squadra più forte in Italia negli ultimi 2 anni e mezzo, perché la classifica anche dice questo, il valore dei giocatori dice questo. Compreso quello dell'allenatore, quindi per noi deve essere uno stimolo andarci a giocare sia il campionato, soprattutto l'Europa League, contro una squadra che è più forte sulla carta. No, non si può scegliere che via percorrere, anche perché potrebbe essere quella sbagliata dopo, no? E se fosse così sarebbe colmo. Noi dobbiamo giocare al meglio in ogni partito. Ma non lo so. Il calcio italiano insegna che può capitare sempre di tutto, hanno un vantaggio notevole. Però non credo che il campionato sia finito. Intanto complimenti al Conte, che per la seconda volta, secondo anno consecutivo, ha vinto. E per me è motivo di orgoglio essere arrivato per la seconda volta secondo. E fa piacere, perché sono così giovane, perché sono voti arrivati naturalmente dai colleghi, quindi per me più titolati, più esperti di me, quindi per me è soltanto un motivo d'orgoglio.